Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crypto Game. Eccoci di nuovo dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Precisamente dopo un bellissimo game over, come vi ho fatto vedere, che ci stavano assillando perché vogliono che noi ci diamo una mossa. Allora, trova un'uscita sotterranea. Partiamo subito ragazzi, perché qua a quanto pare il tempo stringe. Non c'è nessuno. No, invece c'è il passaggio sotterraneo. C'è un passaggio da quella stazione della metro. Cazzo, questa zona diventa instabile. Ok, ok, diamoci una mossa. Diamoci una mossa. Raggiungi l'uscita. Figata, figata. Allora, direi che dobbiamo andare di qua. Sì, probabilmente questo qua introduce un po' quello che sarà l'ambientazione del Assassin's Creed Syndication, cioè quello ambientato nell'era dell'industrializzazione inglese. Tra l'altro, altro titolo che dovremo assolutamente giocare dopo Assassin's Creed Unity, che non vi preoccupate, ve lo porterò. Ok, allora guardiamo qui. Allora, probabilmente dobbiamo andare a fare Spider-Man qui sopra. Figato il gioco di luci con i fari del treno della metropolitana e sti cazzi. Bellissimo, bellissimo. Ok, proseguiamo. Attenzione, guardate la velocità del nostro Arnaud. Si è ripreso dopo la figuraccia che ci ha fatto fare nello scorso episodio con ben 2 o 3 game over. Adesso ho perso il conto probabilmente. Adesso si sta riprendendo con questo parkour particolarmente aggressivo. Attenzione però. Aia. Dattela. Aia. Malissimo. Molto male. Saldi, ma per poco. Vediamo, allora, dove siamo finiti? Io ragazzi sto cercando di andare avanti. Probabilmente ci stiamo lasciando indietro un sacco di roba, ma come detto, magari lo recupereremo in live. Eccoti qui. Hai trovato l'uscita. Bene. È un vortice instabile di energia, quindi non so come altererà la simulazione. Oddio, c'è qualcosa che non mi torna. Siamo a Parigi, ma c'è la Statua della Libertà. Ok, vorrei cercare di capire anche un po' il nesso. Lei sta dicendo che il portale sta rendendo il server instabile, per cui ci saranno tipo dei bug, delle cose che perdono di coerenza. Vorrei capire però se ci sono anche degli altri collegamenti oltre perdita di coerenza a causa dell'instabilità del server. A parte che le stiamo prendendo di brutto ogni volta che vuole sta roba. Probabilmente mi dovrei riparare quando si alza il vento, tipo in questo modo. Eh sì, se no moriamo male. Curiamoci. Qua, diamoci la gambe. Probabilmente ci dobbiamo arrampicare. Dovrai scalare la Statua della Libertà. Ah, deve essere arrivata qui da un'altra epoca. La Francia l'ha già donata agli Stati Uniti ormai. Ah, ma scusate, la Statua della Libertà è stata donata dalla Francia agli Stati Uniti? O sono io che sono particolarmente ignorante, oppure la cosa comunque non mi torna. Non lo so. Forse dobbiamo saltare qua. Dattela. Ok. Ora sali. Raggiungi il portale. È possibile per tenerlo aperto. Ci stai calma però. Stai calma. Non è una cosa così semplice. Sti cazzi. Figata la Statua della Libertà. Figata.
Tra l'altro la Statua della Libertà che dà sulla Torre Eiffel a Parigi. Molto, molto onirica come visione. Ok. Vediamo cosa ci attende adesso. Probabilmente torniamo alla Parigi in cui ci siamo imbattuti poco fa. Vediamo, vediamo. È assolutamente infognante questo gioco. Specialmente considerando tutte le possibilità che abbiamo per ogni singolo assassinio, il che dà comunque un che di personalizzazione anche del nostro approccio al gameplay. Bene, bene. Eccoci infatti, tornati a Parigi. Ok, ok. Che succede? Rieccoci qui. Non tutti sono così fortunati da poter usare un ponte. A volte gli iniziati restano bloccati nel sistema e dobbiamo mandare qualcuno lì a prenderli. Infatti, uno dei nostri è bloccato in un server della Belle Époque. Se non sei troppo stanco, puoi rientrare nel ponte e prenderlo. Bene, al lavoro, iniziato. Ok, ottenere denaro. Affronta storie di Parigi, furti e fratture per guadagnare denaro. Con il denaro puoi acquistare armi ed equipaggiamenti migliori. E mappa filtri, premi, ok, per la mappa, per ridurre il numero di icone visualizzate, ok. Quindi, ci consiglia di ottenere denaro. Allora, io intanto darei un'occhiata alla mappa, perché come vedete ci ha sbloccato un sacco di roba. Ah, ok, missione Companion. Quindi queste qua probabilmente sono delle missioni, non so se sono attivabili dal cellulare, l'applicazione del cellulare forse. Comunque, sti cazzi, noi proseguiamo e andiamo alla sequenza 4, continuiamo con la nostra storia principale. Allora, dobbiamo dirigerci in quella direzione. Poi ragazzi, non vi preoccupate, spippoleremo il titolo come si deve, ma lo faremo in live, lo faremo in live. Faremo qualche ora insieme in cui daremo una bella studiata al titolo nel profondo. Poi comunque quando ci capita qualcosina lo facciamo anche qui sul canale, come magari come abbiamo visto prima, raccoglimento di un qualche collezionabile che occasionalmente gli capiteremo di fianco, oppure anche il raccoglimento di un qualche forziere, che anche quelli comunque fanno comodo ad aiutarci, soprattutto per la nostra missione principale, perché a volte si trovano o equipaggiamenti o soldi o che altro. Allora, mi sa che dobbiamo entrare dentro la gilda degli assassini alla nostra base e vedere cosa ci diranno. Eccoci qui. Avanti, interagiamo. Il nostro Arnaud sempre più cazzuto e sempre più convinto di poter averla vinta sui Templari, che secondo me non è ancora ben chiaro, a parte la nostra Elise, chi siano i Templari. Al momento ne abbiamo parlato poco. Che si dice? Non lo so, infatti lo sto venendo a scoprire anch'io che si dice. Poi dopo torno e te lo dico, che si dice. Vediamo. I fedeli hanno trovato un corpo a Notre Dame. I burloni lo chiamano il penitente. Dunque giustizia è stata fatta? Non del tutto. Sivert aveva un complice la notte della morte di De La Serre. È stato lui a ucciderlo. Questo solleva molte domande. Che hai scoperto? Lavorava con un uomo chiamato Roi de Thun. Il re dei mendicanti. Ne sei certo? Lo conosci? Di fama. I mendicanti gli versano tributi. Ma quell'uomo è un fantasma. Abbiamo mandato 3 assassini a cercarlo. 2 non hanno trovato tracce. Il terzo è scomparso. Lo troverò. Sivert ha incontrato un suo tirapiedi. Lo devo alla memoria di De La Serre. Scoprirò la verità. Magari ci riuscirai. Ti sei dimostrato un vero assassino oggi. E un vero assassino ha bisogno di armi adeguate. Quindi la lama nascosta e le bombe fumogene non erano niente, La lama fantasma. Una piccola miglioria rispetto alla lama degli assassini. Ovunque andrai ti permetterà di evitare il contatto col nemico. Bene. Assassino,
e il consiglio ti incarica di andare alla Corte dei Miracoli. Trova l'agente templare Roi de Thun. Scopri i suoi segreti e dagli la pace. E sti cazzi. Lama fantasma. Premi sinistra per selezionare la lama fantasma. Una volta equipaggiata, premi LB per il colpo rapido. Tieni premuto LB per mirare e premi RT per sparare. La lama del furore spinge i nemici ad attaccare i loro alleati. Puoi acquistare nuove lame nelle rivendite. Ok. Probabilmente è una lama a distanza. Molto probabilmente. Adesso la proviamo subito. Allora, posizione degli assassini. Posizione attuale. Recluta scelta, progressi. Nuova posizione, adepto. Guarda posizioni. Ah, ok. Ci sono un sacco di, tra virgolette, livelli che secondo me dipendono, cioè influiscono molto il gameplay online, il multiplayer, che a noi però al momento non ci interessa. Noi dobbiamo proseguire con la nostra storia. Ah, Arnaud. Sì, vediamo se c'è qualcosa di nuovo il nostro soggettone qua. Allora, probabilmente anche noi, ecco esatto, abbiamo 6 punti spendibili. 6 punti spendibili, per cui ne approfitterei da subito. Tra cui furtività. Adesso forse possiamo finalmente, ecco esatto, imparare il travestimento. Allora, o travestimento o il doppio assassinio. Io andrei di travestimento. E sti cazzi, che vale esattamente 6 punti. Che erano quelli che avevamo. Ma oltretutto travestirci comunque ci permette di darci un che di furtività. Allora, addestramento sbloccato. Quando ti travesti i nemici non possono individuarti. Ok. Equipaggia questa abilità e poi premi per usarla. Ok. Al momento non ci possiamo. Nessun bersaglio del travestimento vicino. Ah, perché magari devo puntare verso qualcuno? Tac, esatto. No, vabbè, incredibile. eravamo travestiti dal nostro amico. Ok, usciamo. Usciamo e andiamo verso la nostra missione. Dobbiamo cercare di capire come far fuori anche quest'altro complice di Sivert che a quanto pare è molto cazzuto perché ha fatto fuori ben 3 dei nostri assassini. Cioè almeno 2 sono tornati senza indizi e l'altro è scomparso. Quindi vediamo dove ci dobbiamo dirigere. Dobbiamo bene andare addirittura qua. Il regno dei mendicanti. Eh sì, mi sa che è proprio lì che dobbiamo andare. Allora, niente. Iniziamo a darcela un po' a gambe. Mi sa che questa scampagnata ci darà modo di vedere in lungo e in largo Parigi, perché 750 metri in questo gioco sono veramente tanti. Quindi, ah, forse però ci abbiamo anche un passaggio. Raggiungi Versailles. No, non dobbiamo andare a Versailles però. E vabbè, sti cazzi. Oh, ti spezzare mica le ginocchia. Guardate con che leggiadria. Grandissimo Arnaud, grandissimo. Così, e tuffati. Occhio alla testa, però. Ok, sali di qua. Permesso. Ok. Bellissima Parigi. Non smetterò mai di dirlo. È una cosa veramente bella. Sarà che mi piacciono molto a me le rievocazioni un po' storiche, un po' così, dove l'ambientazione la si sente tanto, la si sente tantissimo in questo caso. Poi guardate che figata queste resse da strada. Periodo della rivolta, della rivoluzione francese. Bellissimo. Uccidi i criminali. Attenzione, guardate, e là! Queste sono missioni che non si possono neanche definire secondarie. Questi qua sono degli eventi sporadici che si possono presentare in giro per la città di Parigi, che se noi li facciamo possiamo ottenere vari bonus, però ne dobbiamo accumulare diversi di questi eventi da fare.
Poi magari il prossimo gameplay, ditemi anche voi, ditemi un po' la vostra, in modo che così capisco anche i vostri gusti. Lo potremmo provare a dedicare a sbloccare un po' di zone di mappa, che per poterlo fare dobbiamo arrampicarci in punti elevati e sincronizzarci con questi, in modo che il nostro Arno sappia ogni quartiere, quindi ogni zona della mappa, che cosa può fare. Ditemi voi, potremmo fare un video dedicato a questi spiccionamenti, che potremmo chiamarli in questo modo, perché dobbiamo andare su in piccionaia sopra alle torri e sincronizzarci con i vari punti. Fatemi sapere se vi andrà di vederlo. Eventualmente o lo posso fare io, diciamo off game, oppure lo facciamo in live su Twitch, quindi... ditemi voi dove preferite vederlo. Prima o poi è da fare comunque, perché ci servono. Sincronizzarci con la mappa ci dà informazioni utili per le nostre partite. Altra cosa molto importante è anche il fatto che sincronizzarci con la mappa ci dà modo di vedere anche Parigi da un'altra prospettiva. Quindi avete visto quanto è bella vederlo da punti elevati, come stiamo per fare anche in questo momento. Ha il suo perché, guardate, guardate. Vediamo se vediamo Notre Dame da qui. Sì, e là in fondo vediamo solo il campanile. No, vediamo anche le due torri. Bello, bello. Continuiamo, continuiamo. Non perdiamoci, sennò qui passiamo delle ore a guardare l'ambiente circostante. Opla. Bene, così. Torna qui, ti scuoto il cranio, lo giuro. No, stai calmo, che poi dopo se ti sparo con la lama fantasma scappi a piangere dalla mamma. Allora, vediamo. Guardate quanto è grande Parigi, tra l'altro. È un po' che corriamo, ci sono mille milioni di strade. Ok, siamo arrivati, siamo arrivati. Il regno dei mendicanti. Nella corte dei miracoli si trova un agente dei templari che sa dove si nasconde il Roi de Tunes. Trova l'agente. Ok, troviamo l'agente, troviamolo. E vediamo di farlo fuori, questo re dei mendicanti. Ok, ok. Allora, indaga la corte dei miracoli. Iniziamo a indagare. Prima volta alla corte dei miracoli. Tranquillo. Queste cosa sono? A parte che sono dall'altra parte del muro. Queste mi sa che sono zone in cui possiamo entrare. Allora, vediamo dove sono le guardie. Sono qui attaccate proprio. Allora, sto cercando di capire in che modo possiamo aggirarle senza farci beccare. Probabilmente un modo buono potrebbe essere salendo di qua. Non lo so, eh. Ok, lì c'è una guardia. Questa possiamo bypassarla. Forza, torna qui. Farò di te una marmellata. Ok, magari adesso andiamo su in modo da avere un po' più la situazione sotto controllo. In questo modo. Ok, da qua possiamo, come vedete, osservare meglio. Ok, vediamo se è già qua che dobbiamo andare, probabilmente. Non capisco cosa sia quel simbolo lì. Allora, dove potremmo andare? No. Ocio. Vuoi scendere? Cazzo, Arno, cazzo. Ci farai perdere così, eh. Quelli lì non possiamo ucciderli, sono in troppi per il momento.
ti metto le mani addosso, ti strappo il collo, lo giuro. Vediamo se riusciamo a camuffarci in mezzo alla gente, e quando meno ce l'aspetta tagliamo la gola in questo modo. Attenzione, no, però abbiamo fatto scattare la rissa. I più pericolosi sono quelli che ci sparano, a dire il vero. Comunque, alla faccia della furtività, qua ci scatta la rissa male. Perché il nostro Arnaud vuole essere furtivo, ma non ci riesce. Quindi è giusto che a un certo punto brandisca la spada. E là, fatti fuori tutti. Risolto il problema alla radice proprio. Sai che questo gli dobbiamo dare ancora. Ecco, il colpo di grazia. Maledetti, maledetti. Adesso non abbiamo più problemi, cioè abbiamo molto più tempo libero per poter dare un'occhiata attorno. Ragazzi, purtroppo non sempre possono andare bene le nostre missioni stealth. Quindi quando vanno male in questo modo, dobbiamo passare alla spada. E sti cazzi, va bene, va bene. Siamo ancora di livello basso, giustifichiamola in questo modo. Allora, allora. Qui prima si era illuminato qualcosa. Vedete? E di che si tratta questo simbolo? Perché lui dice che io devo indagare alla corte dei miracoli, ma non capisco. Ah, forse. Guardate. Qua c'è un soggetto. Qua c'è un soggetto. Il tirapiedi del Roi de Thun. Ok, l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato. Ma che gli sta facendo? Azzo. Oh, io non lo credo. Guarda. Bello, no? I bravi parigini fanno la carità più agli storpi che a chi è sano. Il Roi de Thun vede in questa insulsaggine un'ottima opportunità per motivare i suoi sottoposti meno alti. Quell'uomo ha perso un piede. Ora potresti irrompere là, causare scompiglio e far rintanare i ratti nelle loro tane. Oppure puoi nasconderti nella calca e seguire i ratti fino al loro re. In ogni caso, quell'uomo ha perso il piede. Finito. Ah. Portatelo alla clinica per la cauterizzazione e poi rispeditelo in strada. Forza, tirati su. Apprezzo il consiglio. Non ancora. Ma tu chi sei davvero? E perché mi aiuti? Oh, ti tengo d'occhio da un bel po', ormai, Arnaud. Ritengo mio sommo dovere soccorrere tutti coloro che sono stati incatenati con me alla Bastiglia. Ed è mio legittimo desiderio vedere il re dei ratti preso in trappola. Quanto al nome, hai davanti a te Donatien Alphonse François, Marchese de Sade. Vieni a farmi visita quando ti stancherai di questa feccia. Oh, gran bella scia. Il Marchese Buona de Sade. Buona fortuna. Se non ricordo male, il Marchese de Sade è quello che da cui nasce la parola sadico. Quando una persona si dice che è sadica è perché ha preso da lui, dal Marchese di Sade, che era abbastanza sadico, come vedete. Ok, allora, qua è successo un casino, eh. Pedina Latouche. Ok, questa è la strada. Ecco perché diceva gran bella scia, perché dobbiamo seguire la scia. Eccolo. Svelti voi, tua grazia non tollera i ritardi. Cerchiamo di rimanere furtivi stavolta. Non toccarmi.
Nel dubbio passiamo da qua. Occio. Ti meriti una bella lezione. No, stai calmo. E quando non te l'aspetti che t'ammazzo io. Ehi! Devo proprio venire lì a sfondarti la faccia? Signor Latouche, prestate sempre cure. Muori. Agli sventurati. Tacci tua. Verrai tu a liberti. Prima di quanto pensi, direi. Al ladro! Qualcuno lo fermi! Ha rubato nel mio negozio! Avete visto dove è andato? Prendetelo! Ma perché nessuno mi aiuta? Dove devo andare? Pedina. Eccolo. Anche lì ci sarebbe stato un altro di quegli eventi sporadici di cui vi parlavo prima, che avremmo dovuto sfruttare, ammazzare il ladro e sti cazzi. Però siamo impegnati in una missione più importante. Pedina la Touche, ma lo sto pedinando, perché mi dà il countdown? Vedi che lo sto pedinando? Mazza di codardo, ti scuoio come una lepre. Devi star calmo. Beviamo dopo. Bisogna stare attenti qua, Che un attimo andare in game over. Sporgerò i tuoi denti per tutta Parigi. Sai cosa ha fatto a Thierry? No ragazzi, lo perdiamo così, lo perdiamo. Che okay, ce la stiamo facendo, È un po' complicato, quindi scusate se non parlo tanto, ma sono concentrato, sono molto concentrato in questo momento. Sto cercando di pedinarlo senza farmi sgamare. Allora, vediamo. Qua intanto mi sembra di aver visto che ci sono due guardie, quindi dobbiamo passare da un'altra parte. Tipo di qua. In questo modo. Ti senti osservato. Portatelo dentro presto. Qualcosa non quadra. Qualquadra non cosa. Allora gettatelo nel canale di scolo ed entrate. Maledetti, maledetti. Ci vendicheremo. Trova la Touche. Uccisioni con lame fantasma, diversivi, bombe carta. Ok. Allora. Infiltrati. No, Arnaud, dai, ti prego. Ti prego. Sali qua dentro. In questo modo, bravo. Attenzione, vedete che abbiamo trovato uno scrigno, come vi dicevo, quando possiamo lo spippoliamo. Eccoci, 450, non male, non male, abbiamo trovato parecchi soldi così facendo. Ah, questo non c'ho neanche, visti, io non l'avevo visto lui. Vediamo più che altro se abbiamo... Dai Arnaud, ti prego, la possibilità di trovare delle lame fantasma. Due penne d'oca, un grembiule e qualche franco. E dei grimaldelli. Attenzione. Qua, vedete, qua ci servirebbero le lame fantasma, però... Se non ho visto male, non ne abbiamo. No, ne abbiamo, certo che ne abbiamo. Dardi furore, lama fantasma. Ok. Direi che sia giunto il momento di provarla. Quindi... Sempre mantenendo un profilo basso. In questo modo. Là. Attenzione. Là. La cattiveria d'Arnaud inizia a farsi sentire. Cos'è previsto per il paziente del letto? Un attimo, Figurato da un incendio, famiglia uccisa e lui impazzito. Ustioni, è difficile causare... Un attimo che vediamo se troviamo di nuovo delle lame fantasma, perché...
Sono molto fighe, sono molto fighe. No, qui non l'abbiamo trovata. Comunque, vabbè, dai, entriamo. Non parlare. Non parlare. Questo video, ragazzi, probabilmente uscirà un po' più lungo degli altri, perché abbiamo bisogno di dedicare un po' più di tempo a questo gioco. Allora, vediamo fin dove ci riusciamo a spingere da dentro questo stabile. Ma cos'è, una stanza delle torture questa qui? Sa che dobbiamo entrare qua. Tac. Non ti conviene. Spezziamo le gengive adesso. Dammi il ruadetun e ti risparmierò la vita. Le catacombe! E nelle catacombe sotto la vecchia chiesa! Latush, mi aspettavo molta più spina dorsale. Cosa dirà il tuo padrone? Dio, Dio aiutami. Che caga sotto. Va bene, dai ragazzi, allora, per quanto riguarda questo episodio è tutto. Finalmente siamo riusciti a strappare da Latush le informazioni per trovare il Ruadetun. E Arnaud in questo episodio se l'è cavata piuttosto bene, che dite? E va bene, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividete e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Per questo episodio è tutto, un saluto a tutti da Cree4Game, ciao!